Space Race, un nome che forse non tutti conoscono, eppure questo appellativo esotico esiste da ben 10 anni e rappresenta il clou di un'attività molto originale e spettacolare, che normalmente siamo abituati a immaginare in luoghi decisamente distanti dalla nostra piccola Italia. Space Race infatti è un appuntamento lungo tutto un weekend dedicato alle gare di accelerazione sul quarto di miglio, esattamente come accade negli USA, patria di origine di questa pirotecnica specialità sportiva dell'automobile. Per 3 lunghi e caldissimi giorni, infatti, come da 10 anni accade nel primo fine settimana di settembre, a pochi chilometri da Pavia, sulla pista del piccolo aeroporto di Rivanazzano, alle soglie del mitico Oltrepò, decine e decine di auto super preparate si sfidano sul filo dei millesimi di secondo per bruciare nel minor tempo possibile una striscia di asfalto bollente lunga 400 metri. Uno spettacolo incredibile con alcuni veri e propri dragster, quelle stranissime vetture con motori enormi, ruote posteriori gigantesche e anteriori sottili, come quelle delle bici, e centinaia di cavalli. Quelle che usano il paracadute per fermarsi dopo la folle corsa, insomma. Quelle che di solito siamo abituati a vedere solo in TV o al cinema. Ma oltre a questi autentici mostri, ci sono anche decine di vetture americane, rigorosamente spinte da possenti vuoto, che tuonano come cannoni. E persino una folle pattuglia di maggiolini Volkswagen, rigorosamente raffreddati ad aria, che a loro volta sono stati trasformati in vere e proprie belve da accelerazione. Un happening pazzesco e roboante il race, che è pure nato dalla passione sfrenata di un piccolissimo gruppo di amici. È un gruppo di 5 amici, di cui 3 fratelli, che diciamo che viviamo insieme questa passione delle auto americane. In questi anni siamo riusciti a creare, con amicizia, impegno e tanta voglia di fare, un evento che è il Space Race. Questo evento quest'anno è il 10º anno, con fatica siamo riusciti a tirarlo a questi livelli, correndo all'estero, facendo tanti sacrifici, però perché è la passione che ci spinge e quindi riusciamo a restare uniti, creare qualcosa che ci porta in compagnia verso il futuro e continuare con questa passione. Diciamo che il Serenza è il connubio giusto fra una gara, un raduno di auto americane, un raduno di maggiolini, un raduno di Harley e tutto quello che riguarda il mondo di questo ambiente, quindi le bancarelle, lo stand con la birra, i concerti, tutto quello che riguarda la situazione. La formula vincente è proprio questa, unire quello che è gara, quello che è spettacolo, quello che è raduno statico, quindi è un po' il piacere di tutta la famiglia, il marito che gli piace vedere le gare in macchina con i bambini, la moglie che guarda le bancarelle può fare degli acquisti e la compagnia, ecco, insomma tutto l'insieme. Abbiamo detto dunque che le origini più genuine di queste gare sono squisitamente americane. Eppure, come accennato, ci sono anche numerosissimi maggiolini a dare spettacolo a Rivanazzano. Ma che c'entrano i maggiolini qui? I maggiolini, questa è una bella cosa, perché sono circa, adesso non vorrei dire una stupidata con gli anni, ma è già qualche anno che collaboriamo con gli Hothead Garage, sono dei ragazzi di Milano che hanno un club e un'officina. Perché abbiamo unito questa cosa? Perché si avvicinano molto alla nostra cultura, quindi i maggiolini stile anni 70, anche loro correvano spesso con le auto americane negli Stati Uniti, c'erano dei preparatori molto particolari e molto in gamba. Per le classi maggiori i regolamenti rispondono alle norme dettate dalla federazione ufficiale che governa le competizioni automobilistiche in Italia, la CSAI, e dunque possiedono tutti i crismi della legalità e dell'ufficialità. Abbiamo fatto in modo di adeguare il regolamento americano a quello italiano, perché in Italia c'è la CSAI e quindi, essendo uno sport diciamo sperimentale ancora in Italia, stiamo finendo di definire bene tutti i regolamenti, però diciamo che già un regolamento c'è. Quest'anno è stato il primo anno della Coppa Italia, quindi la CSAI ci ha dato fiducia e abbiamo portato avanti un progetto che speriamo di poter portare avanti nel tempo e soprattutto far crescere questo fantastico sport. Cerchiamo dunque di capire meglio come sono queste auto dedicate al drag racing e in quale categorie vengono suddivise. Nel drag racing ci sono macchine di diversa categoria, dalle stradali, quindi macchine che possono percorrere, non so, il quarto di miglio in 14-15 secondi, a macchine super veloci che possono percorrere il quarto di miglio in 8 secondi, 9 secondi. La differenza c'è che nelle macchine più lente
vista assomigliano molto di più alle auto stradali di tutti i giorni. Le macchine più veloci sono solamente auto da corsa, cioè studiate, costruite per correre nel drag racing e basta. Come è normale in queste competizioni, numerose vetture sono dotate anche di una spinta extra derivante dall'impiego del protossido d'azoto. Certo, tutto questo però inerente alla CXI e dei regolamenti ben definiti in categorie dove c'è la possibilità di montare o non montare il protossido o altre sovralimentazioni. Comunque sono tutte macchine certificate, ci sono dei giudici della CXI e dei commissari che verificano prima le macchine, essendo al massimo appunto delle regole della norma. A Rivanazzano non sono ancora messi in gara i veicoli top fuel, quelli più potenti e spaventosi, in grado di produrre accelerazioni e velocità degne di missili terra-aria. Top fuel purtroppo no, ma perché sono categorie che in Italia non hanno, diciamo, un regolamento ufficiale e non, soprattutto non ce ne sono. Noi la massima categoria che abbiamo in Italia come ACXI è la Supercomp, che è la B1, la 8 secondi e 9. All'estero invece sono molto più avanti. Qual è il segreto per scattare con molle all'accendersi della luce verde del cosiddetto albero di Natale, il totem luminoso che regola le partenze di queste gare? Diciamo che c'è un sistema di allineamento, che sono quattro luci, pre-stage e stage. Una volta che si è allineati, partono, per la mia categoria sono le luci, quattro luci da mezzo secondo l'una, gialle, poi il verde. Bisogna avere degli ottimi tempi di reazione. Tanto impegno sembra poter promettere molte soddisfazioni. Allora, la soddisfazione più grande è, per quanto riguarda come organizzatore, diciamo, il ringraziamento delle persone, la felicità e la promessa che tornano l'anno dopo a trovarmi. La stessa cosa vale per gli amici esteri. Per me, logicamente, vincere la gara.